tu, come altri startup che abbiamo invitato, siete un po' diversi magari da startup più famosi che sono dei dropout dell'università, cioè che a un certo punto hanno l'idea, smettono e fanno quella e partono. Sì. Volevo un tuo commento su questa differenza. Tu invece hai preso la tua tesi di laurea e l'hai fatta diventare un'azienda. Sì, sì. La differenza tra chi non finisce. Secondo te cos'è meglio e perché il tuo percorso dovrebbe essere preferibile? No, allora io non avevo intenzione di fare quello che poi alla fine è venuto fuori. Cioè, nel senso, io stavo cercando un lavoro, ovviamente finita l'università, e sono andato a presentare quello che avevo fatto come. Perché la tesi di laurea alla fine è un po' il riassunto di quello che sai fare, no? Cioè, tu puoi comunque lavorare su tantissimi altri progetti, però almeno per l'università che ho fatto io, la tesi è un po' il lavoro finale in cui tu cerchi di dare il massimo, eccetera. Quindi io lo stavo portando come portfolio, no? Questo è il lavoro che avevo fatto. Ma non avevo la minima intenzione di farlo diventare una società, semplicemente un progetto, no? Però arrivato in H-Farm c'è stata questa possibilità di dire facciamolo. Quindi in quel caso ovviamente ho detto di sì e ho cominciato. Però come ho detto prima, nel team c'è Giovanni era iscritto qui a Treno a Padova, appunto in informatica, e lui non ha finito perché gli interessava il progetto ed è, insomma, adesso sta lavorando a questa cosa qui. Non so dirti esattamente, cioè consigliare che cosa sia meglio. Quello che dico io è che sicuramente se sei iniziato un percorso è sempre meglio finirlo, cioè quindi se stai facendo qualcosa all'università e sai che da quello puoi tirare fuori qualcosa, io continuerei anche se hai un progetto che sai che è quello della tua vita e che vuoi portare avanti. Quindi non faresti come il tuo CTO? Sì, anche se gliel'ho fatto fare. No, però in realtà la decisione di lui era già fuori da un po'. Però quello che voglio dire è che non sto parlando del titolo, cioè, perché se uno ha delle capacità le dimostra anche senza magari l'attestato in mano. Quello che consiglio io è sempre di finire quello che si inizia. Poi dopo dipende dalla casualità, cioè anche da quello che ti capita, perché un conto è dire me lo porto avanti con gli amici perché ci credo, un conto è dire guarda, io ci voglio mettere dei soldi, ti finanzio, fallo. No, non dico che sia meglio la seconda, no? Perché è molto più poetica la prima, però sono anche responsabilità di tipo diverso. Sì, ma per capirci, se immagino che tu l'idea comunque la portassi avanti da prima di fare la tesi, se tu fossi andato in H-Farm prima e ti avessero detto questa idea ci piace, la finanziamo, però tu devi lavorare a tempo pieno sul progetto, tu avresti mollato l'università per farla o avresti detto di no? Penso di sì. Cioè dipende poi da come te la mettono giù. Io ho visto che tutti quelli che cominciano a lavorare quando tornano all'università, cioè, a lavorare a tempo pieno, ma è ovvio che non diceva prima l'esame lo faccio più. E ultimissima domanda, cioè se fosse andata così senza che tu avessi finito l'università, cioè, e tanto fosse così come è adesso, ammesso che fosse possibile, tu avresti dei rimpianti per non aver finito l'università? Tu sei figlio di Marcello. Devo decidere se domani andare a scuola o no. E va bene, tu questo peso. Dai, sto scherzando. No, allora. No, forse no, non avrei. Tanto uno dice va bene, dai, torno in casa. Uno. La tua risposta definitiva? No, beh, finisci stando messo in piena, ragazzi. Sono altre domande? Sì. Senti, io volevo chiedere due cose molto veloci. Una è come siete diventati così popolari, cioè sicuramente gestite Sardin, e poi seconda cosa, come gestite la mole di file su internet, cioè server, così appoggiato. Ok, allora nello specifico noi usiamo Amazon S3 e quindi noi abbiamo un server in casa. Sì. E su questo andrei a vedere qua vicino alle giornali. No, per essere più magari nello specifico. Comunque sì, macchine virtuali accendiamo e spegniamo a seconda del carico, soprattutto di
si dice, di persone collegate contemporaneamente. Ad esempio c'è successo una cosa bellissima, il cosiddetto happy problem, cioè ci è caduto tutto, quando non sapevamo neanche noi, eravamo andati a finire sul TG1, tipo TG1, alcune e mezza, speciale, non so neanche che cosa. Però la Rai, è successo che comunque in quel momento, anche a quell'ora lì, erano collegati una valanga di musicisti, si sono collegati, hanno iniziato a registrare e abbiamo fatto giù tutto. Che è una figata, perché vuol dire che un sacco di gente l'ha usato e che noi abbiamo cercato, così abbiamo testato. Oppure che il server di merda. Cioè, non l'abbiamo trattato, no, l'abbiamo trattato noi magari. Per in 5 l'hanno venuto più. Sì, la popolarità. Questo è un caso del tutto, cioè, dal momento in cui fai parte magari di un posto come H-Farm, dove ci sono altre realtà, no? È ovvio che i comunicati stampa che mandano via, cioè ci fai parte anche tu, e quindi una parte, diciamo così, della popolarità è arrivata dai comunicati stampa che mandano via l'ufficio stampa di farlo, però sono quelli un po' più istituzionali, tra l'altro, sono solo il giocatore, il TG1, per dire, perché la Rai magari ha visto questa cosa qua, ma non era direttamente... Sì. Okay. Altri siamo, cioè, diciamo così, impegnandoci un po', abbiamo cercato di spingere noi, cioè tipo Wild Italia, conoscevamo una persona che scriveva dentro, eccetera, le abbiamo rotto le balle fino a che non... Però poi dopo alla fine, sai, cioè, dipende anche cosa gli dici, cioè, quindi abbiamo detto, guarda, noi abbiamo questa cosa, se ti interessa fare un articolo, allora lui si è interessato e ha fatto l'articolo. Adesso c'è una volta che quando parla di nuovo di musica, musica web, eccetera, ci li mette dentro, però... ovvio, quando fa l'elenco di tutte le applicazioni che si possono usare per registrare, non ci sono mai. Però l'articolo l'ha fatto e va benissimo così. Abbiamo, cioè, da quello che posso dirti, abbiamo visto che se fai cose, attività tipo blog, Twitter, attività proprio pratiche, hai molta più visibilità che non finire ad esempio su Wire. Cioè, Wire è fighissimo, però se tu pensi a chi lo legge effettivamente, sì, in Italia può essere anche la massa, ma non così tanto, ok. Effettivamente quella cosa della Rai ci ha sconvolto, perché vuol dire l'una e mezza, non è che pensi che ci siano collegati quelli, proprio il target che... E lì in quel momento era proprio bello, perché abbiamo visto che la piattaforma, se ha quel tipo di flusso di utenti che fanno attività, funziona, perché hai quello che ti mette la chitarra, quello che secondo, quello che mette la voce, quello che fa la scoreggia, l'altro con le pancette, insomma, le attività quelle classiche del social network, dove c'è gente che mette, che toglie, che si dice strage, che si offende. Ma poi non c'è possibilità di registrare il copyright? Cioè... Allora sì, immaginiamo anche la sul copyright. Noi ovviamente siamo appoggiati a Creative Commons, perché nel web ormai lo stanno. Non è assolutamente, come tutti sapete, effettivamente legalmente riconosciuta quando porti la cosa fuori dal web. Ed è la prima roba che ti dicono nell'agreement che hai, a ogni licenza che applichi alla traccia. Ma proprio per questo motivo abbiamo contattato questa università spagnola, che stava incubando, quindi investendo l'università sul progetto, un progetto che si chiamava Safe Creative, che praticamente era un sistema di watermarking su file audio. E quindi con loro abbiamo... cioè, non serviva quel tipo di servizio là, a loro serviva un test su cui fare di avere dati che entravano, quindi ci siamo. Quindi anche questo potrebbe essere una cosa interessante. Cioè, quando uno ha una startup in mano, scopri in un attimo che ci sono altre 200.000 startup in giro e che comunque ti devi aiutare in qualche modo, perché se non c'è nessuno, cioè nel mondo delle startup o sei arrivato o sei tutti allo stesso livello, no? Quindi io cominci veramente a essere famoso, a macinare il primo Rising da 5 milioni, o se no ne è sempre da giusto per andare avanti e sviluppare. No? Questo giusto per fare l'esempio con SoundCloud, che penso tutti voi conosciate. SoundCloud, io quando stavo studiando appunto e stavo facendo la tesi, erano appena partiti, li avevo scoperti quasi per sbaglio, erano quasi improbabili, però loro, dopo aver preso il primo vero rising, cioè quindi la prima vera botta di soldi, con quelli riesce a fare... loro
ovviamente avendo un'anima svedese e operando a Berlino, hanno fatto la scelta migliore, cioè quella di focalizzarsi sulla piattaforma, lo strumento, su una nicchia, perché all'inizio era partita addirittura da MySpace la cosa con il Dropbox che spostava direttamente le cose, e poi sui DJ, cioè tutto il mondo dei DJ ovviamente usa SoundCloud, perché con quello loro piano piano si sono affermati, ma ormai sono diventati, cioè almeno io che lavoro tutti i giorni su questo progetto qua, li vedo come lo stato dell'arte del lavorare la musica nel, e maneggiarla nel web. E parlo anche se da un punto di vista tecnico, ok? Perché sono, cioè, quando loro fanno dei cambiamenti sulla loro piattaforma noi li monitoriamo, perché quando cominciano a usare in maniera massiccia, togliere flash, mettere sempre più cose gestito da HTML5, così di questo tipo, ovviamente li osserviamo, perché vuol dire che stanno segnando la seconda. Per esempio la forma d'onda, che ha... forma d'onda, la forma d'onda è anche la, il meglio, no? Sì. Però è quello che li ha anche, cioè che è anche quello che gli fa un po' riconoscere, perché metti i commenti sull'onda. Io fatalità ero a Berlino la scorsa settimana e sono andato a trovare Eric e Alessandro, che sono due fondatori. Ed è pazzesco perché loro sono arrivati, cioè li vedi che sono arrivati, ma non arrivati alla, cioè alla, al Facebook, arrivati che sono credibili, quindi qualsiasi cosa loro vogliono fare la possono fare. Se domani decidono che la piattaforma deve aprire le porte anche a tutti quelli che sono in una band e preparano uno strumento per loro, sono sicuro che nell'arco di un mese in Europa e tra un anno in Italia succede questo. Quindi quando cominci ad avere, cioè quando cominci ad avere un carisma come startup, si può dire che sei arrivato. Questo è il mio punto di vista, perché loro vedo che quando vanno in qualsiasi manifestazione dicono c'è una SoundCloud, basta, cioè va benissimo, diteci qual è il futuro, ma glielo chiedono le case discografiche, per dire, cioè non le band, cioè Sony guarda ormai a queste cose qua, perché per anni si sono spaventati e sono ancora spaventati del web, perché loro vedono il web ancora Napster, ok? E non riescono a vedere in realtà tutte le altre cose che potrebbero fare con le piattaforme che sono online. Una cosa, ciao!